A Pescara gli stati generali dell'economia, all'Aurum esponenti del mondo non solo dell'economia, anche della politica, si sono ritrovati per pensare all'Abruzzo del futuro, in particolare alla luce del Covid. Il presidente della regione Marco Marsiglio ha aperto i lavori della 2 giorni, oggi e domani, in cui verranno affrontati diversi temi. Beh, come scrive oggi il principale quotidiano abruzzese, Pescara oggi diventa capitale dell'economia in Italia perché abbiamo raccolto il meglio che c'è tra i più qualificati e autorevoli esponenti del mondo dell'impresa, dell'economia, della finanza e della politica. E quello che ci interessa è ascoltare, parlare, confrontarci, raccontare anche ciò che ha fatto l'Abruzzo e quali sono le sue potenzialità per intercettare il treno della ripresa che sta correndo e di cui l'Abruzzo è anche una delle regioni che sta avendo le migliori performance. È anche vero che ci sono delle vertenze in corso, come ad esempio alla Brioni e all'Ariello. Se siamo qui a parlare di economia è proprio perché dobbiamo affrontare diciamo, un periodo molto complesso. Si sapeva, era inevitabile che dopo la pandemia ci sarebbe stato un mondo diverso e questo mondo diverso significa anche filiere produttive che si impoveriscono, altre che si arricchiscono, alcune che aprono, altre che chiudono e noi dobbiamo saperlo affrontare. Abbiamo già impegnato il governo, il ministro Giorgetti ha garantito apertura di tavoli nazionali sia per Riello che per Sevel. Durante la giornata io mi sposterò da qui per andare a San Salvo dove nel frattempo si sta aprendo il grande insediamento di Amazon con oltre 1.000 posti di lavoro assicurati direttamente più l'indotto. Marsiglio ha poi parlato dell'opportunità del PNRR, non però senza qualche polemica. Comunque è vero che il PNRR è stato mandato in Europa senza che le schede progettuali fossero state neanche conosciute, ma nemmeno dalle regioni, neanche dal Parlamento, che è comunque un grande miraggio sul quale tutti ci stiamo appigliando e agganciando nella speranza che possa essere un punto di svolta per la nostra economia, non solo Covid. Quanto alle ZES in Abruzzo, zone economiche speciali? Tra gli interlocutori oggi presenti ci sarà anche il commissario Mauro Miccio, per il quale spero che presto il governo completi la struttura di missione. Stiamo in questi giorni anche trattando la modifica della carta degli aiuti di Stato, consentirà di moltiplicare almeno per 3 il numero dei comuni e dei cittadini interessati ad agevolazioni fiscali, contributi, incentivi per l'insediamento di nuove imprese. Luci e ombre della situazione in Abruzzo, come il pericolo delocalizzazione delle imprese, ma anche potenzialità sottolineate dall'economista Giuseppe Mauro. Un nuovo processo di sviluppo che poggia su alcuni pedestralli che sono da un lato la manifattura e dall'altro lato che va valorizzato tutta la componente del terziario con particolare riferimento alla componente ambientale e turistica. Bisogna rivitalizzare, poi aggiunge Mauro, il tessuto delle piccole e medie imprese e. Noi abbiamo situazioni in cui c'è un tasso di occupazione maschile rispetto a quella femminile superiore addirittura di 22 punti, che è una cosa ovviamente che va, perché l'ingresso della componente femminile nell'economia significa liberare risorse e significa accelerare la crescita economica.